tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Calcio scommesse, ci sono anche due ex giocatori pesaresi tra i 50 fermati dalla polizia in tutta Italia. È Nicola Buemi il vincitore della 10ª tappa del Giro d'Italia, la Civitanova Marche-Forlì di 200 km oggi è passata nella provincia pesarese. Da pochi giorni Eliana Di Donato è il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Fano, noi l'abbiamo incontrata in occasione dei lavori di dragaggio. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. In apertura alla cronaca, sarebbero almeno 50 le persone fermate dalla polizia per le partite truccate di Lega Pro e Serie D. Tra gli indagati ci sono anche l'ex capitano della Vis Pesaro Armando Ortoli e il calciatore Giacomo Ridolfi. Sono una cinquantina i fermi emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro nell'ambito dell'indagine della polizia nei confronti di due distinte associazioni che avrebbero truccato decine di incontri di Lega Pro e Serie D. Gli agenti stanno operando in oltre 20 province in Calabria, Campania, Puglia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Marche, Toscana, Liguria, Veneto e Lombardia. Sono oltre 70 gli indagati nell'indagine. Nell'elenco compaiono anche i nomi del 21enne Giacomo Ridolfi, uno dei talenti della Vis Pesaro ora in forza al Sant'Arcangelo e quello dell'ex capitano della Vis Armando Ortoli oggi al Catanzaro. Tra i fermati anche il giocatore della Maceratese Garraffoni, difensore fino alla passata stagione del Sant'Arcangelo. In totale a finire nei guai sono stati 15 calciatori, 6 presidenti, 8 dirigenti ma anche allenatori, direttori generali e 10 finanziatori. Per tutti l'accusa è di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva e truffa. Uno degli arrestati dell'operazione denominata Dirty Soccer invece è stato accolto da malore. Si tratta di Enzo Nucifora, avvocato ed ex dirigente sportivo di varie società calcistiche. L'uomo è stato prelevato nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto dagli agenti della squadra mobile di Ascoli Piceno che gli hanno notificato un ordine di custodia cautelare in carcere e condotto poi in questura dove si è sentito male. Prima di finire dietro le sbarre nel carcere di Marino del Tronto è stato sottoposto ad accertamenti allo ospedale Mazzoni di Ascoli. Anche Nucifora, sempre in base alle condizioni di salute, verrà interrogato nei prossimi giorni. E cambiamo argomento, oggi è passato il Giro d'Italia, in 4 ore 26 minuti e 16 secondi il 25enne Nicola Buemi ha vinto la 10ª tappa del Giro. Ha vinto la 10ª tappa del 98esimo Giro d'Italia a Civitanova Marche Forlì, lunga 200 km. Buemi, di 25 anni, che con la vittoria di oggi si è preso la maglia rosa di leader della classifica punti, ha preceduto allo sprint i colleghi che con lui condividevano una fuga, partita dopo soli 5 km dal via. Vale a dire Matteo Busato secondo, Alessandro Malaguti terzo a 2 secondi e Alan Marangoni quarto a 4 secondi. A 18 dal vincitore invece la maglia rosa di Alberto Contador. Beh, noi abbiamo il primo a Marotta subito dopo Senigallia e l'ultimo l'abbiamo verso Fosso Seiore. Siamo in collegamento radio e quindi in tempo reale sappiamo dove sono. In questo momento sono entrati in Marotta di Mondolfo un minuto fa, quindi stanno un quarto d'ora e sono qui. Puntuale la testa del gruppo che è passata Marotta alle 14.30 e a Fano dopo 10 minuti. Qualche disagio per gli automobilisti costretti a percorsi alternativi a causa dell'ordinanza di sospensione della viabilità. Mercoledì invece c'è 11ª giornata di gara, tappa breve e piuttosto impegnativa. Da Imola Forlì 153 km per un percorso mosso e senza pianura. La frazione si concluderà in una parte del circuito automobilistico di Imola.
L'enorme carovana pubblicitaria, composta da 50 veicoli sponsor e da un enorme camion rosa, è arrivata in zona Pincio intorno alle 13. 20 minuti di intrattenimento per grandi e piccini, con l'animazione che sulle note delle hit del momento ha coinvolto tutti in canti e balli e distribuendo gadget, magliette, bandierine, cappellini con i colori del giro, braccialetti, adesivi e bibite. Gli organizzatori poi hanno consegnato l'immagine del lupo Wolfi, mascotte ufficiale del giro, all'assessore allo sport Caterina Del Bianco, un gesto simbolico con lo scopo di sancire un gemellaggio tra la Corsa Rosa e la città di Fano. Un tenero regalo ricevuto dalla carovana? Sì, è un piccolo gadget del Giro d'Italia. Sono contenta perché sono arrivati a portare un po' di allegria qui al Pincio e erano veramente tantissime auto della carovana pubblicitaria. Erano presenti le nostre società ciclistiche, la società ciclistica fanese, i ragazzi dell'Alma Juventus Ciclismo che ringrazio e tutte le altre nostre società, la Precenterolese, eccetera, eccetera. Erano veramente tantissimi, è stato un bel momento. Ad attendere i ciclisti invece tanti fanesi pronti ad applaudire i protagonisti del Giro d'Italia. Oggi sia l'abito ma anche l'asciugamano color rosa. E poi mi sono scordata di mettere la maglia che avevo preso quando è passata a fare il giro. Ecco, però appositamente. No, è no. Stato un caso, non ci ho pensato. Una coincidenza. Sì, francamente. È capitata nel momento giusto. Infatti adesso parcheggio e li aspetto. Prego. Buona grazie giornata. Grandi e piccine a vedere il Giro d'Italia. Sì, stiamo stendendo il Giro d'Italia, abbiamo comprato un po' di gadget. Quindi il rosa, giustamente. Sì, giusto, anche lui, abbiamo comprato la maglietta. Sì, sì. Tutta la famiglia in rosa? Sì, siamo molto appassionati. Ecco, comprese tutte le protezioni, quindi cappellini, un pandano. Sì, le abbiamo prese quando è passato il Giro d'Italia a Fano. È la prima volta che venite qua al Giro d'Italia? Tutti gli anni veniamo a vedere qua. Sì. Appuntamento fisso? Appuntamento fisso, sì. Ragazzi, da che ora siete qua fermi appostati? Da, non lo so, 20 minuti. Quindi, giustamente appassionati di ciclismo? Ovvio. Di che squadra fate parte? Alma Juventus Fano, ciclismo. Quanti anni avete? Siamo di 13-14 anni. E da quanto tempo praticate ciclismo? Io questo è l'ottavo anno, dopo gli altri non lo so. Voi? Io questo è il primo. Primo anno. C'è qualcuno che lo pratica invece da più tempo? Io da ottobre. Da ottobre? Io ho iniziato quest'anno. Quest'anno? Tu? Io da 5 anni. 5 anni. E quanti siete in totale nella squadra? Da quanti componenti è formata? 15? Dove sono tutti gli altri? Devo arrivare. In attesa del passaggio? Certamente. È fanese? Sì. Lo ha già visto anche altri anni? Sì, sempre, lo seguo sempre. Si ricorda qualcosa in particolare, magari che è successo anni addietro? No, mi ricordo della vittoria di Tonucci al Lido, ma sono ormai 40 anni, 35, 40 anni. Viene sempre con la maglia rosa? No, non se, casualmente oggi. Ciao, come ti chiami? Noemi. Con chi sei venuta oggi? Con mamma, mio fratello e mia sorella. Ma dimmi un po', ti piace andare in bicicletta? Sì, molto. Ci vai da sola, con le amiche? No, ci vado ogni tanto con le amiche e quando devo andare a casa loro ci vado da sola. E invece il giro l'hai visto passare? Sì, molto divertente. Oggi non si aspetta il tram, ma si aspetta il Giro d'Italia. Sì, io aspetto il Giro d'Italia, il tram non l'aspetto proprio. È un evento troppo importante. Quindi non si manca? No, no, assolutamente, mai. E di Fano? Io sono romano ma abito a Fano. Da quanto tempo? Da più di 40 anni. Ecco, e da 40 anni lei viene a guardarlo ogni volta no, che passa? No, sono andato anche a Cagli, sono andato sempre dove passa. Quindi lo segue sempre? Sempre, sempre, sempre. Siete pronti? Sì! E da pochi giorni ha preso servizio a Fano il nuovo comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Fano, Eliana Di Donato. Noi oggi abbiamo incontrato il tenente Di Vascello e le abbiamo chiesto alcune informazioni in merito al dragaggio del porto. Secondo giorno di lavori al porto di Fano per il mini dragaggio d'emergenza di un costo complessivo di circa 60.000 euro in cui verranno rimossi dai 2 ai 3.000 metri cubi di fanghi. Il motopontone Magnum della ditta Mentucci di Senigallia prosegue quindi le operazioni che interessano il canale d'ingresso e il bacino di evoluzione. È un primo passo importante per far fronte all'emergenza, aveva dichiarato ieri il sindaco Massimo Seri durante il primo sopralluogo. Si tratta di un provvedimento strutturale che guarda lontano
e che ora garantisce un minimo di navigabilità all'interno del porto. Questi lavori permetteranno a pescatori e diportisti di evitare ulteriori insabbiamenti in entrata e in uscita. Ruolo importante nelle operazioni di dragaggio è svolto anche dalla Capitaneria di Porto, al comando da pochi giorni del tenente di vascello Eliana Di Donato, che ha preso il posto di Fabrizio Marilli. Ci sono norme da rispettare per quanto riguarda l'entrata e l'uscita dal porto per pescatori o diportisti? Sì, ci sono le prescrizioni di sicurezza dettate dalla nostra ordinanza di sicurezza. Prima tra tutte massima cautela in ingresso e in uscita, rispetto del limite massimo di velocità consentito, laddove possibile ascolto sul canale 16, sul quale è collegato in maniera continuativa il comandante del motopontone. E queste informazioni più le altre di dettaglio sono state comunque rese note a tutte le cooperative di pesca, associazioni di categoria, sodalizi nautici e tutti il cluster marittimo, comunque tutti i soggetti che in qualche modo si interfacciano con il nostro porto. Questa ordinanza dove è possibile visionarla? L'ordinanza è pubblicata sul sito web della Capitaneria, dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano, ed è comunque stata trasmessa a tutte le amministrazioni locali. Ricordiamo anche dove verranno poi smaltiti questi fanghi. Allora, questi fanghi saranno stoccati in banchina 13, quindi all'interno del porto, l'area è interdetta, e poi verranno trasportati a Monteschiantello in discarica. Parliamo complessivamente di 2000 metri cubi, le operazioni dovranno terminare con molta probabilità venerdì, quindi 4 giorni, con una media di 500 metri cubi al giorno. E adesso ci occupiamo di manutenzione delle strade, perché arriva dalla Regione Marche un contributo straordinario di 2 milioni e 900 mila euro che verrà ripartito tra le varie province. Le risorse andranno per il 36,78% a quelle di Macerata e per il 22,76% a quelle di Pesaro e Urbino, il 19% circa alle strade provinciali di Ancona e per oltre il 10% a quelle di Ascoli Piceno e Fermo. La ripartizione tiene conto sia dei parametri fisici come l'estensione chilometrica delle strade, sia di quelli socio-economici come la densità di popolazione interessata. E si è riunito ieri il Consiglio Comunale di Fano, che all'unanimità dei presenti ha approvato l'ordine del giorno inerente al caso Ocean. Il documento presentato dal consigliere del Partito Democratico, Rosetta Fulvi, è stato sottoscritto da tutti i consiglieri presenti, di maggioranza e di opposizione, ed invita la Giunta ad attivarsi per evitare i 16 licenziamenti previsti all'ipermercato fanese attraverso la costituzione di un tavolo. L'obiettivo sarà quello di verificare che vengano messe in campo e utilizzate tutte le soluzioni per difendere i posti di lavoro. Cambiamo argomento, perché diversi cittadini ci hanno segnalato lo stato di incuria del verde pubblico a Fano. I residenti di via Falcineto e via Forcolo chiedono di prendere provvedimenti soprattutto a ridosso degli incroci e sollecitano il taglio dell'erba, che ormai ha raggiunto, dicono, in alcuni punti quasi un metro di altezza. Un altro nostro telespettatore invece ci ha inviato alcune immagini della pavimentazione del centro storico di Fano. Le foto che vedete sono state scattate di fronte all'ex tribunale in via Arco d'Augusso. Secondo il nostro segnalatore, questi difetti nella pavimentazione sono pericolosi per i pedoni. E vi ricordo che le vostre segnalazioni sono fondamentali per la nostra redazione. Potete inviarci un sms anche con WhatsApp al 338 49 68 250 oppure inviarci una mail a redazione@occhioallanotizia.it. Bene, proseguiamo con una cerimonia ufficiale al Teatro della Fortuna. Si sono conclusi i festeggiamenti del 30° anniversario del gemellaggio tra la città di Fano e quella tedesca di Rastatt. Il servizio di Lino Balestra. 30 anni, come averli, ma non dimostrarli. Il gemellaggio tra la città della Fortuna e la città di Rastatt rimane solido più che mai. Anzi, sembra che col passare del tempo si ritrovino nuovi spazi per scambi e sviluppo turistico, al quale in occasione di questa ricorrenza si vuole dare un nuovo impulso. Gli eventi per commemorare questo importante traguardo a Fano erano iniziati sabato 2 maggio con una mostra nella chiesa di San Michele, per toccare poi l'apice sabato pomeriggio scorso con la cerimonia ufficiale al Teatro della Fortuna di Fano, dove alla presenza di oltre 150 cittadini rastattesi e tanti fanesi, i due sindaci si sono scambiati omaggi e ricordato l'ormai lunga amicizia che lega i due comuni. Devo dire che la risposta è stata molto bella, perché abbiamo in questi 4 giorni avuto tantissime presenze di amici della città di Rastatt, ma tante altre sono previste nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, come altri gruppi sono venuti il mese scorso.
La comitiva tedesca, al seguito del Borgomastro, ha trascorso un fine settimana ricco di appuntamenti tra escursioni e spettacoli, grazie anche alla presenza di Sapori e Motori, dove era presente uno stand della città della Piana del Reno con prodotti tipici e informazioni turistiche. Tre cose sono la città antica di Fano, la festa del mare e anche il carnevale, è una cosa del genere, un spettacolo del genere. Il mercato del lavoro è sempre più complesso e i giovani devono essere sempre più in grado di individuare le opportunità offerte. In quest'ottica è stato sviluppato il progetto Comenius Race, realizzato dagli studenti dell'Istituto Superiore Polo 3 di Fano con altri 4 paesi europei, la Finlandia, la Germania, l'Ungheria e la Svezia. Il progetto, coordinato dai professori Tiziana Volpato e Lanfranco Mancini, si è articolato nell'arco di 2 anni e gli studenti hanno avuto modo di confrontarsi, lavorando in team multinazionali, sul lavoro svolto nei rispettivi paesi. Il prodotto finale è una guida di orientamento al lavoro in Italia e all'estero, redatta in inglese dai ragazzi per gli studenti, in uscita al 5° anno delle superiori. E adesso invece parliamo di sport, perché i Pulcini 2004 della Junior Sant'Orso, allenati dai mister Dennis Rossi e Luca Piccini, hanno vinto il titolo provinciale FIGC del torneo Sei Bravo. Per questo domenica 24 maggio andranno a rappresentare la provincia di Pesaro e Urbino alle finali regionali nella città di Fermo, dove incontreranno le squadre vincenti delle altre province marchigiane. Tanti complimenti anche ai giovanissimi 2000 Juniores Sant'Orso e al loro mister Matteo Giovannini, che dopo aver dominato il girone del campionato provinciale, sempre domenica prossima affronteranno l'Urbania Calcio al campo dell'Arzilla alle ore 9 per aggiudicarsi il campionato provinciale di categoria. Bene, complimenti a tutti questi giovani calciatori. Questa era l'ultima notizia, fra poco trasmetteremo un approfondimento politico e poi una puntata di Dopo Cena condotta da Lino Balestra. Grazie per la vostra attenzione, arrivederci a domani.